Il nostro cervello è lateralizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo di fatto due emisferi cerebrali, destro e sinistro, e ogni emisfero governa la parte opposta del corpo, quindi emisfero destro, la parte sinistra, emisfero sinistro, la parte destra, e questi due emisferi sono specializzati nel fare cose leggermente diverse. È importante conoscere questa differenza perché ci permette anche di lavorare su di esse. In particolare, l'emisfero sinistro è più ricco di una serie di strutture che permettono un'analisi più approfondita dall'alto verso il basso di quelli che sono i dati sensoriali, quelli che sono i dati che noi andiamo ad acquisire. Per cui l'emisfero sinistro ha una concentrazione di neuroni che permette di andare ad analizzare più nel dettaglio, più in profondità quelle che sono tutte le varie questioni che noi possiamo affrontare nella vita. Quindi ha una funzione analitica. L'emisfero sinistro è anche associato maggiormente alle emozioni positive, quindi a stati d'animo maggiormente positivi. L'emisfero destro invece ha un'altra funzione fondamentale, che è quella, grazie alle sue associazioni neuronali, gli assoni più lunghi che vanno maggiormente in varie diramazioni all'interno del nostro corpo, ha la funzione fondamentale di permetterci una conoscenza più emotiva, più sensoriale. L'emisfero destro è maggiormente legato al non verbale, al processamento delle informazioni appunto sensoriali, legate alla postura delle persone, al loro tono di voce, ai loro movimenti facciali. Ecco, l'emisfero destro tipicamente è maggiormente associato anche a quella parte intuitiva, creativa, così fondamentale nella nostra società, soprattutto oggi, per riuscire ad armonizzarsi, per riuscire a sentirsi maggiormente in equilibrio. Tipicamente oggi l'emisfero sinistro fa un po' da padrone, perché è l'emisfero sinistro che ci permette di essere così performanti nei vari compiti che la nostra società oggi ci chiede di assolvere, per cui gli studi, gli impegni, l'organizzazione, i tempi. L'emisfero destro ha più a che fare con la socialità, con l'emotività, con le relazioni, con la creatività, con riuscire a stare con se stessi, con l'intuito. Allora, riuscire a sviluppare di più questo funzionamento dell'emisfero destro è qualcosa, è un impegno interessante che ciascuno di noi può compiere. Per fare questo ti consiglio di usare un esercizio molto semplice ideato da Betty Edwards ormai più di 20-30 anni fa, che permette semplicemente di allenare maggiormente quello che è l'emisfero destro. Prova a prendere un foglio, metti uno specchio davanti a te e prova a disegnare su questo foglio osservando la tua mano solamente nello specchio, quindi non osservando la tua mano mentre disegni. Osserva la mano nello specchio, quindi, e disegni, osserva poi il tuo disegno. Questo ti permetterà, fatto con un po' di regolarità, giorno dopo giorno, di allenare sempre di più l'espressione del tuo emisfero destro, andando in qualche modo a miscelare maggiormente i due emisferi. Ecco, riuscire ad avere questo equilibrio fra emozioni e razionalità, fra analisi e vita è fondamentale, perché quanto più queste due parti vanno ad integrarsi, tanto più noi stessi diventiamo esseri integrati in grado di vivere la vita nella sua totalità.